Ricciardi, poi Senaldi e Molinari ovviamente, e questo è il filone che dobbiamo tenere insieme. E Ricciardi, a lei l'ingrato compito, se non altro è una fotografia che le stiamo fornendo, ma lei già lo sapeva, di intere categorie che ora, alla vigilia di un annunciato lockdown, si sentono abbandonate. E ora, e queste piazze civili, pacate, organizzate anche in modo, come dire, a rigor di Covid, come si direbbe, però devono avere delle risposte. Buongiorno, sì, buongiorno. Devono avere delle risposte e credo non basti rielencare tutte le misure, tutti i miliardi che sono stati messi, perché chiaramente la situazione, io l'ho detto anche ieri in un intervento alla Camera, noi bisogna davvero raccontare tutta la complessità che ci siamo trovati a gestire da marzo. Ed è vero che noi abbiamo cominciato a ristorare mille categorie e ne rimaneva sempre una fuori che giustamente andava in piazza e diceva non avete considerato me. Poi dopo a luglio-agosto altre situazioni, i provvedimenti sì, che si andavano in vari livelli territoriali declinati. Noi bisogna raccontare questa complessità che davvero è incredibile, perché noi abbiamo fatto 4 manovre di bilancio. Ed è evidente che io non posso raccontare agli ambulanti del mercato di San Lorenzo, che tra l'altro da toscano conosco come realtà, dire anche i mercati a Londra o a Berlino o a poco interessa, no, se stanno, esatto, chiudendo anche lì. È evidente questa, esatto, cosa. Però noi come politica dobbiamo cercare di far capire che purtroppo questa è una situazione mondiale, ma non per deresponsabilizzarci, per dire che siamo in una situazione dove davvero, no, la Ricciardi, difficoltà è immensa. È così, però diciamo a lei le si chiede uno sforzo in più, cioè l'analisi sociologica la fanno, come dire, i grandi editorialisti, no, sociologica, mi permetti, a voi mi si chiedono Parenzo delle risposte, no? Cioè no, gli ambulanti no, avranno un ristoro? Allora, adesso c'è il decreto ristori che è per le categorie che riguardano il DPCM, certo, che poi sicuramente ci sarà da pensare a, nella legge di bilancio, quella che stiamo scrivendo, ma probabilmente, io non lo so, ci sarà bisogno di rifare uno spostamento di bilancio a breve, immagino, insomma, ora non è Senaldi, una notizia. Scusi, però, Ricciardi, però lo sa qual è la differenza fra noi e il resto del mondo, o meglio, tra noi e altri grandi paesi europei, che pure sul virus sono stati addirittura più impreparati e più lenti di noi? I ristori arrivano sui conti correnti in tanti paesi. Io parlo in continuazione con imprenditori italiani che sono andati a lavorare fuori e dicono mi arrivano i soldi. In Italia io ancora faccio collegamenti da 6 mesi con gente che aspetta la cassa integrazione. E questo è il punto. Abbiamo una macchina, sì, dello però, Stato che non sta funzionando. Sì, però mi deve, attimo, no, però mi bisogna spiegare. No, bisogna spiegare perché allora a maggio e a giugno in Francia e in Germania erano in piazza a criticare il governo, sì, mentre sì, in Italia no. Cioè perché sono arrivati i ristori in Francia e in Germania ed erano in piazza a fare manifestazioni? Senaldi e poi Molinari. No. Evidentemente no. È un racconto anche questo di storia. Ricciardi, un flash. Questa è quella che c'è. Ricciardi, appunto. Ricciardi, un flash. Allora, ristorare un paese che ha avuto 2 mesi di lockdown e 3-4 mesi ovviamente di economia ferma, perché giustamente gli ambulanti dicono noi siamo aperti, ma se non c'è turismo è evidente che non serve a niente di essere aperti. È chiaro che dobbiamo assolutamente con nuovi scostamenti di bilancio andare a ristorare. Sul discorso dei conti correnti, adesso nel decreto ristori i fondi arrivano direttamente sul conto corrente, proprio perché deve essere veloce ed immediato questo ristoro. Quindi questo lo stiamo già facendo, cioè dal 15 novembre arriveranno direttamente sui conti i ristori per le categorie che hanno chiuso su questi DPCM. È evidente a tutti, ragazzi, cioè che sono 60 milioni di persone, di cui tantissime persone hanno sofferto non solo il blocco, ma anche tutto quello che è arrivato dopo. Cioè il problema del turismo è un problema, ripeto, mondiale, non italiano, che le persone non sono nelle piazze. È evidente che nelle città d'arte, dove c'è un turismo soprattutto straniero, questa cosa si è sofferta di più, certo, perché Firenze, Roma, Venezia,
Napoli hanno sofferto di più rispetto a un turismo che invece poteva muoversi nazionale. È chiaro che il lavoro di ristori non è ancora Senaldi, un flashback tra un minuto per garantire tutto questo. Abbiamo... Grazie Senaldi, ma grazie la Ricciardi. Mediatica e politica abbiamo che la pubblicità fatto che il virus tassativa. Fosse morto, no. Abbiamo già la tassativa, no, grazie. No. Ci troviamo tra pochi